Presidente Emiliano, possiamo? Civico 7 c'hanno il Palagiano, provincia di Taranto. Poco fa stavo parlando appunto con il sindaco Melucci di quanto è importante che il problema della decarbonizzazione non sia soltanto un problema di Taranto, ma di tutta la Puglia. Abbiamo sentito parlare di qualcuno di lotta a mani nude, senza problemi, senza aver timore dell'interlocutore, di vincere magari questa lotta contro il mostro. La strada giusta è la decarbonizzazione. Quanto possiamo vincere? Allora, noi abbiamo sempre detto che noi dell'Ilva, se potessimo farne a meno, saremmo tutti contenti. Però, siccome sappiamo che lo Stato italiano, l'Unione Europea, non farà a meno dell'Ilva a Taranto, almeno a breve, dobbiamo in questo ambito non fare battaglie perdute per costruire, diciamo così, carriere personali basate appunto sulla rabbia e sulla paura, che pure sono giustificate a tanto, ma bisogna trovare il sistema per mandare in contraddizione il nostro interlocutore, il nostro avversario. Vogliono continuare a produrre acciaio? È proprio indispensabile? Bene, se noi ti dimostriamo che tu lo puoi produrre senza utilizzare carbone, senza emettere CO2, senza emettere diossine, benzapirene, IPA, tu devi realizzare quel sistema e non mi puoi dire che siccome costa troppo non si può fare, perché tu con questo sistema, ed è questo il messaggio che mando a coloro che la vogliono chiudere l'Ilva, dicendo così aiutano quelli che la terranno aperta a mantenerla col sistema a ciclo integrato a carbone. E quello è il segreto. Lo so che non è semplice per chi ha perso un figlio, per chi ha l'idea di chiuderla, è una liberazione e in parte anche una vendetta, che comprendo, però è una battaglia che si vince anche col cervello e non solo con la pancia. Assolutamente sì. Ascolti, Presidente Emiliano, lei ha detto che CON non è la casa degli individualismi, ma è la casa della condivisione, della messa a disposizione di tutti gli altri, dei valori che ognuno di noi ha. Quanto si può fare, quanto è realizzabile questo in questo momento di pandemia, in questo momento in cui le persone magari sono preoccupate di prendersi il virus, ma comunque a votare stanno andando? Diciamo la verità, normalmente gli uomini non ci riescono. E infatti normalmente gli uomini, le squadre di calcio, le aziende non vincono i campionati europei, non cambiano la storia dei loro territori. Quando però ci riescono a lavorare con e non contro, si vince, si cambia, succedono le cose. E allora, anche se è difficile, bisogna provarci. Grazie, grazie Presidente.